Ecco, lei ieri sapeva che veniva, invece poi all'improvviso ha deciso di no. Se l'aspettava. Per impegni istituzionali sembrerebbe, probabilmente perché è coinciso con l'iniziativa popolare relativa alla soppressione del punto nascita all'ospedale. Non so quali sono i motivi. Certo, io sento per primo mortificato per questa assenza, perché l'obiettivo era quello di coinvolgere il governatore della regione Campania e tutti i protagonisti di questo, e quindi competente per questo intervento. Ero convinto che sarebbe stato, che con la loro presenza, rendendosi conto direttamente dello stato in cui si trova il nostro arenile, avrebbe dato l'assicurazione per investire su questo territorio. Però la partita non è chiusa. Io mi auguro che, come si dice, con il passare del tempo ci si rende conto dell'errore anche strategico dal punto di vista politico che hanno commesso nei confronti del territorio, possano ravvedersi e naturalmente ripristinare questo rapporto per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Ecco, De Luca non è venuto, ma poteva venire l'assessore Matera che ha organizzato l'incontro. No, l'assessore Matera su statuì a questo punto, dico, io preferisco che non si faccia niente anziché fare una cosa così rattoppata. È un errore politico non essere presente oggi qui nel Golfo di Policastro, perché poteva essere l'occasione per spiegare alla collettività, alla gente, come stavano realmente le cose in merito al punto nascita dell'ospedale di Sapri, per rivendicare anche le ragioni della regione, mi scusate il gioco di parole, poteva essere l'occasione giusta. Purtroppo è stato commesso, a mio parere, un errore politico grave, a cui spero che nei prossimi giorni sarà posto rimedio in qualche modo.